Presidente Pauletti, una valutazione conclusiva su Aero Bioalter. Ma direi positiva su tutti gli aspetti, una settimana, due giorni nuova, dopo le due edizioni dove si parlava, dove ci si incontrava, sul workshop, oggi questa due giorni è stata caratterizzata dalle imprese, direi le imprese hanno fatto da leone, si sono presentate e si sono un po' confrontate sia con le istituzioni, con gli enti di ricerca e con tantissimi relatori, tantissimi partecipanti, in un mondo difficile, in un mondo che la massa non sa neanche cos'è, come tutti noi, però molto tecnico, però molto attuale, l'attuale che ci riguarda da vicino, perché le tecnologie, le scienze della vita, di cui si è occupata questa BioHitech, EuroBioHitech, ci riguarda tutti, per cui se l'aspettativa di vita aumenta, dobbiamo arrivarci bene e per arrivarci bene abbiamo bisogno di tutta una serie di studi, di ricerche, di sistemi per portarci a questo, per cui questo tipo di salone, che ripeteremo sicuramente il prossimo anno e anche nel 2019, saremo pronti sicuramente per fare il gran salto quando avremo a Trieste ESOF 2020.